Buongiorno ragazzi, voi cavoli, e benvenuti in questo nuovo video. Previsioni Albania Italia. Ragazzi, purtroppo non siamo in Qatar, ragazzi, non ci siamo qualificati per la Macedonia, ma fino ad allora siamo comunque risaliti, siamo migliorati e comunque abbiamo dimostrato che quando vogliamo giocare bene, quando vogliamo passare un turno, guarda caso possiamo passare il turno, abbiamo battuto l'Ungheria, siamo riusciti a sopravvivere un 5-2 contro la Germania. Ragazzi, adesso vediamo cosa succede nelle Final Four di Nations League a giugno. Comunque ragazzi, detto questo, per il turno in Albania Italia, una partita che sicuramente non sarà una partita banale, perché ovviamente anche la partita contro la Macedonia era banale. Guarda un po' che è successo. Partita, ragazzi, che purtroppo perdemmo 1-0 e questo ci ha privato di andare al mondiale, di essere in questo momento a Doha. Ma ragazzi, comunque da quella partita siamo ripartiti, comunque abbiamo preso 3-0 contro l'Argentina, abbiamo pareggiato contro la Germania e ragazzi, dal 5-2 contro la Germania a Mönchengladbach siamo comunque ripartiti ragazzi, e questa cosa c'è un po' di speranza che ci qualifichiamo agli europei, oppure ce ne stiamo a casa per anche questi qua. Ragazzi, ve lo dico adesso, non sottovalutiamo l'Albania. Può anche essere una squadra che è meno forte di noi fisicamente sulla carta, ragazzi, però quello che conta sulla carta non conta sul campo. Se la sottovaluti su ogni azione, se ti rilassi troppo, come la Juventus, ragazzi, stessa cosa con la nazionale. Ragazzi, se sottovalutiamo l'Albania, questi ci fanno tutti i gol che vogliono. Mai sottovalutare, a meno che non stai vincendo 5-6-1, ma oltre a questo, ragazzi, mai sottovalutare che sia l'Albania, che sia il San Marino, che sia l'Austria, ragazzi, specialmente contro l'Austria. Se vinciamo contro l'Albania, ragazzi, contento. Poi ovviamente dobbiamo andare a Vienna, ragazzi, a Vienna, e là stanno mezze furie ovviamente per quel fuorigioco a Wembley, all'Europeo, ragazzi, saranno mezze pure e vorranno in tutti i modi spaccarci la faccia, prenderci a schiaffi, ragazzi. Quindi già vincere ovviamente contro l'Albania è una cosa, poi ovviamente ci prepariamo per Vienna, ragazzi, e poi dopo Vienna ce ne stiamo a casa con i sedili sulla sedia a guardarci ovviamente il Qatar, Ecuador, Germania, Spagna, ragazzi, partite che potevamo giocare, ma per un gol deficiente preso al 90° da Trajkovski non ci andiamo a mondiale, ragazzi. Però è sempre bello ripartire. Comunque, ragazzi, vado per Albania 0, Italia 2, ragazzi. Prima Gnonto sul calcio di rigore, probabilmente il raddoppio di Giacomo Raspadori, la chiudiamo là e poi pensiamo alla partita contro l'Austria, ragazzi, che sarà 10.000 volte più difficile. Però ragazzi, da qua possiamo ripartire e credere che possiamo fare di meglio in futuro, perché in questo momento purtroppo non siamo in Qatar, ragazzi, però comunque c'è, mandiamo un messaggio che siamo tornati, mandiamo qualche segnale, perché comunque c'è, è una sofferenza, vi giuro, una sofferenza vedere un mondiale senza Italia, ragazzi, e nel modo in cui siamo usciti c'è ancora peggio. Contro la Macedonia, tu dici il Portogallo, vabbè, contro il Portogallo CR7, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, ma contro la Macedonia dovevi qualificarti, dovevi passare il turno. Comunque ragazzi, è successo questa cosa purtroppo, niente, comunque iscrivetevi al canale, commentate, sempre solo forza Juve, ragazzi, sempre solo forza Juve, commentate. Noi ovviamente ci vediamo con il post partita di Albania Italia. Ciao ragazzi.